Entro il 15 ottobre il governo italiano deve comunicare con un decreto alla Commissione europea appunto la definizione dei target e dei programmi di monitoraggio. La direttiva della strategia marina è uno strumento con una governance e con un'operatività, un percorso noi definiamo innovativo, perché è una strategia e quindi è uno strumento strategico interdisciplinare, lo definirei, che riguarda i parametri ambientali ma riguarda l'economia del mare. È una strategia globale, è un percorso partecipato e ha una governance condivisa. Questo vuol dire che come Ministero dell'Ambiente interagiamo e lavoriamo al fianco delle regioni, cioè qui la rappresentante della regione Toscana, l'assessore Bravenini, non ha potuto essere presente, ma è la regione Toscana, è, lo posso dire, anche con un pizzico di conflitto di interessi, ma è tra le più attive. Il lavoro viene effettuato in maniera con una governance interistituzionale condivisa, tanto è vero c'è un tavolo tecnico a cui fanno parte, oltre al Ministero dell'Ambiente, l'ISPRA, che è soggetto all'agenzia di cui si serve il Ministero dell'Ambiente per l'attuazione della strategia marina, anche le regioni italiane, suddivise in varie macro regioni. La regione Toscana è la capofila della macro regione tirrenica. Quindi uno strumento strategico, globale, perché è uno strumento di fratellanza operativa con i paesi limitrofi, europei e non, perché se pensiamo al Mediterraneo, c'è il Nord Africa, c'è i paesi ex Jugoslavia che in parte non hanno ancora aderito all'UE, con una governance interistituzionale condivisa e con un percorso partecipato. E oggi è uno di quegli step di partecipazione, perché è stata avviata una consultazione pubblica, così come è previsto dalla direttiva, con un sito online dell'ISPRA che vi verrà presentato, aperto il 9 giugno, e questa consultazione andrà avanti fino al 9 luglio, con cui appunto mettiamo in correlazione gli obiettivi che Ministero, ISPRA e Regione si sono dati con i cosiddetti stakeholder, gli operatori, i cittadini, le associazioni, gli enti locali che sono interessati a questa tematica e che possono e debbono contribuire alla proposta che noi abbiamo lanciato su GSE, sui target e sul piani operativi. Quindi è importante, questa misura funzionerà nella misura in cui riusciamo a farla procedere in maniera condivisa a vari livelli istituzionali e partecipata da parte dei soggetti economici e sociali che lavorano, operano e vivono del nostro mare. A ogni livello è previsto un percorso partecipato attraverso consultazione pubblica e subito dopo l'ottobre andremo, la scadenza del 15 ottobre, inizierà la fase appunto operativa vera e propria con i piani di monitoraggio. Io come sottosegretario all'ambiente ho avuto la delega del mare, se devo essere sincera l'ho proprio chiesta questa delega, perché vengo da un percorso personale legato a questa terra, al mare, vengo da un percorso politico, io sono stata fino a febbraio in commissione trasporti, mi sono occupata di trasporti marittimi, di economia del mare e quant'altro. E penso che nel nostro paese ci sia un ritardo culturale, un ritardo, un'inadeguatezza culturale rispetto al ruolo che il mare, e in questo caso il Mediterraneo, può avere nella nostra economia, nella nostra identità sociale e culturale. Non voglio dire a Livorno delle banalità, ma siamo un paese di mare in cui i temi dello sviluppo e delle produzioni, della creazione di lavoro legata al mare, sono temi per addetti ai lavori e molto limitati e segmentati. Non c'è una governance unica del mare, ma competenze suddivise, pensiamo anche a livello di governo, l'ambiente
che è in capo al Ministero, la parte ambientale è in capo al Ministero dell'Ambiente, i trasporti in capo al MIT, l'agricoltura, la pesca è in capo al Ministero dell'Agricoltura, la parte turistica, la gestione quindi delle coste in capo al Ministero dei Beni Culturali e del Turismo. Ma in ogni occasione io partecipo a molte iniziative e convegni sui temi dell'ambiente, cambiamenti climatici, dissesto idrogeologico. In ogni occasione, ne ho avuto una recentemente al Senato, anche le più qualificate e con la più elevata sensibilità ambientale e presenza di esperti, si parla di lotta ai cambiamenti climatici, di dissesto idrogeologico, di produzione di energie rinnovabili, solo parlando della parte terrestre del nostro paese. Il mare non c'è mai, nonostante che il mare sia una delle fonti maggiori di emissione di CO2, che sia una frontiera ancora inesplorata per la produzione di energie rinnovabili e che il fenomeno del dissesto idrogeologico e dell'erosione costiera riguarda le nostre coste purtroppo quanto e come riguarda l'interno. Allora, io credo che in occasione della presidenza italiana del semestre europeo, in cui i temi appunto dell'ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici, dell'adattamento alle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici, il tema del mare e del ruolo che può avere nello sviluppo e nella salvaguardia ambientale del nostro paese e dell'Europa debba ritornare e essere al primo posto. Per questo motivo ho chiesto di potermi occupare del mare. Per questo motivo mi sono messa al lavoro a fianco delle strutture tecniche e scientifiche sull'attuazione della direttiva sulla strategia marina, che devo ammettere ad oggi è stata appannaggio molto appunto del livello tecnico-scientifico e delle istituzioni e delle regioni. Credo che invece il governo debba attivarsi, essere parte attiva e propositiva nell'attuazione nei tempi e nei modi più efficaci della direttiva sulla mare strategica. Abbiamo in ballo il recepimento di alcune direttive internazionali, ne cito due, quella sulle ballast water, sulle acque di zavorra, e quella sulle trivellazioni, sull'offshore. Per citarne due, a mio avviso, insieme a quella sulla biodiversità, di grandissima importanza per la salvaguardia dei nostri mari, e credo che ci dovremmo presentare in questo semestre con le carte regola da tutti i punti di vista. Colgo l'occasione poi per non solo appunto sostenere questo percorso, la mia presenza qui come a Roma all'iniziativa in cui abbiamo lanciato la consultazione pubblica a livello nazionale, poi c'è stato un appuntamento a Cesenatico, ce n'è uno qui, ci sarà il 30 a Palermo, non solo appunto per rimarcare questa volontà politica del Ministero di farsi parte attiva a sostegno dell'attuazione della Marine Strategy, ma per preannunciare la volontà di questo Ministero, mia in particolare, di organizzare proprio in questa città a metà novembre, indicativamente il 14, dico con ancora un pizzico di scaramanzia, un evento in occasione del semestre in cui fare il punto, una sorta di stati generali del mare che vorremmo intitolare dalla Marine Strategy alla Blue Economy, in cui ragionare e magari produrre un documento di lavoro per il nostro governo da consegnare in occasione del semestre, in cui i soggetti che fanno tutela ambientale del mare si confrontano con i soggetti che fanno economia in mare per arrivare a una strategia comune su come si possa fare sviluppo sostenibile dell'economia del mare. Il Parlamento europeo e la Commissione, in particolare sotto l'impulso della presidenza greca e della commissaria Damanaki, hanno lavorato molto su questi temi. Sono individuate 5 settori strategici, oltre che lo shipping, l'economia marittima, e il turismo e l'acquacultura, che sono, come dire, le linee più tradizionali. Ci sono le biotecnologie blu, tutta la parte della produzione di sostanze, di farmaci, eccetera, dal mare, dalle alghe e quant'altro, un settore innovativo che coinvolge il mondo della ricerca, e appunto
la produzione di energie dal mare in maniera possibilmente rinnovata e sostenibile, sapendo che c'è anche il tema dello sfruttamento dei giacimenti minerari in mare, che è molto delicato. Ecco, io vorrei fare l'idea di farlo a Livorno perché è una delle città di mare più importanti e simbolicamente può rappresentare nell'ambito del semestre una vetrina da cui partire e rilanciare una rinnovata centralità del nostro mare nelle scelte strategiche del paese. Io vi ringrazio e, come ho preannunciato, vi lascerò qui entro un'oretta, ma proseguirete il vostro lavoro con i dirigenti del Ministero dell'ISPRA e vi aiuteranno a confrontarci sui target e sull'oggetto della consultazione, sapendo che noi abbiamo bisogno, sollecitando voi, a fornirci input, sollecitazioni, critiche e contributi rispetto alla proposta che noi abbiamo messo a consultazione sul sito che vi verrà presentato nei prossimi minuti. Grazie.